fondente, lo sai che questo è veramente buonissimo.
do solo metà e ti lascio l'altra metà qui se la vuoi prendere dopo, ok? Aspetta. Ok. Vuoi dell'acqua? Ce la fai? Ce la fai? Ok. Quando stai male sei di una dolcezza infinita. Non so come tu faccia. Io quando sto male mi lamento di tutto. Anche quando sto bene, lo sai bene. Quindi figurati quando sto male. Ok. Adesso prima di lasciarti riposare un pochino,
primo capitolo del primo libro. Questa è una storia di tanto tempo fa, quando vostro nonno era ancora bambino. Ed è molto importante perché fa vedere come siano conciati i vai e vieni della terra di Narnia. In quei tempi Sherlock Holmes abitava ancora in Baker Street. E i sei ragazzi Bastable cercavano tesori in piena Londra, sulla Lewisham Road. Allora gli insegnanti erano più severi di adesso, e se eravate maschi vi costringevano a portare un fastidiosissimo colletto inamidato. Però si mangiava meglio. Per quanto riguarda i dolci, non vi dico quanto erano buoni a buon mercato, perché non voglio farvi venire inutilmente l'acquolina in bocca. Sempre in quei tempi viveva a Londra una ragazzetta che si chiamava Polly Plummer. Abitava in una casa uguale alle altre, tutte uguali, praticamente attaccate l'una all'altra. Una mattina, mentre era nel giardino sul retro, un ragazzo si arrampicò sul muro del giardino a fianco e si affacciò nel suo. Polly si meravigliò perché nella casa dei vicini non vivevano bambini, ma solo il signor e la signora Ketterly, gli anziani fratelli non sposati. Rimase a guardarlo di sotto in su, incuriosita. Il ragazzo aveva la faccia sporchissima. Se avesse strofinato le mani per terra, si fosse fatto un bel pianto e avesse cercato di asciugarsi le lacrime con le mani, non se la sarebbe potuta sporcare di più. In realtà aveva fatto appena qualcosa di molto simile. Ciao, lo saluto Polly. Ciao, rispose il ragazzo. Come ti chiami? Polly. E tu? Io mi chiamo Diggory. Che nome buffo, commentò Polly. Ma è quanto il tuo, ribatté lui. Sì, invece. Niente affatto. Ad ogni modo, io la faccia me la lavo tutte le mattine. E lo dovresti fare anche tu, specialmente dopo aver pianto come una fontana, avrebbe voluto aggiungere Polly. Ma penso che non sarebbe stato educato. È riuscito a trattenersi. E va bene, ho pianto, disse il ragazzo ad alta voce, come se non gli importasse di quello che potevano pensare gli altri. Vorrei vederti al mio posto. Cosa faresti se, dopo aver sempre abitato in campagna, con un pony tuo e un fiume proprio dove finisce il giardino, improvvisamente ti trascinassero in questo buco schifoso? Londra non è un buco, ribatté Polly indignata. Ma il ragazzo era troppo preso dai suoi guai per poterla ascoltare e proseguì nello sfogo. Cosa faresti se tuo padre fosse lontano, in India, e tu fossi costretta a vivere con una zia e uno zio matto da legare, cosa che non fa mai piacere, per la semplice ragione che loro si prendono cura di tua madre malata e che lei potrebbe morire da un momento all'altro? La faccia del ragazzo fece la smorfia di chi a stento riesce a trattenere le lacrime. Mi dispiace, non immaginavo, mormorò Polly. E visto che non sapeva cosa dire, cercò di spostare la conversazione su un argomento più allegro. Ma il signor Ketterly è pazzo sul serio? O è pazzo, nasconde qualche mistero? Ha uno studio in soffitta. Ma zia Letty dice che non ci devo assolutamente andare. È una cosa sospetta, non è vero? E non è finita. Quando siamo a tavola, ogni volta che lo zio tenta di rivolgermi la parola, pensa che a lei non parla mai. La zia lo zittisce. Gli dice: non infastidire il ragazzo, Andrew. Sono certa che Diggory non ha voglia di ascoltare le tue chiacchiere. Oppure: e adesso, caro Diggory, perché non vai a giocare in giardino? Ma lui cosa cerca di dirti? Non lo so, perché non lo fa parlare. Ma c'è ancora di più. Una sera, anzi proprio ieri sera, ora che mi ricordo, mentre passavo davanti alle scale che portano in soffitta per andare in camera mia, ho sentito un grido. Forse tuo zio ha una moglie pazza da tenere rinchiusa lassù. L'ho pensato anch'io. È un falsario. Magari un vecchio pirata come quello dell'Isola del Tesoro, che si nasconde perché non vuole farsi trovare dai suoi compagni di una volta. Ma è emozionante, non avrei mai pensato che nella tua casa ci fossero tanti misteri. Tu credi che sia emozionante, disse Diggory,
Ma cambieresti idea se dovessi dormire là dentro? Non ti piacerebbe star sveglia a letto ad ascoltare il rumore dei passi strascicati dello zio Andrew nel corridoio, proprio davanti alla porta della tua cameretta, e ha uno sguardo terrificante. E fu così che Polly e Igor diventarono amici e cominciarono a frequentarsi quasi ogni giorno, visto che l'estate era appena agli inizi e nessuno dei due quell'anno avrebbe trascorso le vacanze al mare. Domani mattina, ok? O se